Avanti. Fatto. Come mi ha ordinato, signora baronessa. Grazie, Mariano. Conto sulla vostra discrezione. Può contarci, signora baronessa. Dio mi perdonerà. Ma l'ho fatto per mio figlio, per Guglielmo. Uno scandalo gli rovinerebbe irrimediabilmente la reputazione. Ha sbagliato, lo so, e dovrebbe pagare. Ma sono sua madre. Che potevo fare? Che egli non sappia mai, mi raccomando, Mariano. Non deve dubitare di me, signora baronessa. Bello costa 10.000 lire. Mi presento ai miei amici. Con piacere. Venite. Quale onore, baronessa. Sempre giovane, conte. E galante, come ai bei tempi. Come sta, baronessa? Esibige cara, le presento mio figlio. Molto lieto. Non credevo che sapesse anche sorridere. Come sarebbe a dire? Non è forse lei quello che chiamano il terrore delle aule giudiziarie? Questo dicono? Oh, pensare che Guglielmo è tanto buono. Non esageriamo, mamma. Sono semplicemente giusto. Scusate. Ne è proprio sicuro. È molto malata. Fatela passare. Avvicinatevi. Voi sareste la donna che ha saputo così bene raggirare mio figlio, eh? Gli voglio tanto bene. Se Guglielmo non fosse partito improvvisamente per l'Abissinia, mi avrebbe sposata. Lei lo sa. Che volete? Suo figlio mi scrisse di rivolgermi a lei nel caso avessi avuto bisogno. Non l'ho mai fatto. La sapevo contraria. Infatti. Ma avete cambiato idea, mi pare. Mi guardi, signora baronessa. Sono tanto malata. È la miseria che mi ha spinto a bussare alla sua porta. Guglielmo non sa delle mie condizioni. Non ho voluto dargli questo dolore. Io gli lascio credere che la mia vita scorra serena e tranquilla. Ma ora... ora non posso più continuare. Quanto volete? Niente, signora baronessa. La prego, non mi fraintenda. Non è per me che sono qui. Ma per la creatura che deve nascere. Cosa? A questo punto? Chi altri sa? Nessuno, signora baronessa, nessuno. Mi aiuti, per carità. E va bene. Vi manderò in una casa di mia proprietà nella campagna di Pompei. E non mi muoverete di là per nessuna ragione. Grazie. Dunque intesi. Mi raccomando, la massima segretezza. I contatti fra me e quella donna avverranno soltanto per tramite vostro. Può contare sulla mia discrezione, signora baronessa. Signora baronessa, una cosa straziante. Mariano! Mi perdoni, signora baronessa, sono così stravolto. Che è successo? La signora Lucia è morta. Morta? Morta. Col nome del signor Guglielmo sulle labbra, dopo aver dato alla luce una bella bambina. Una bambina. Povera signora Lucia. L'ha aspettata con tanta ansia e non ha potuto nemmeno vederla. È doloroso. Ho affidato la bambina a Concetta. Avevo pensato di portarla qui, ma... Qui? Ma siete impazzito! Ho il dovere anzitutto di pensare all'avvenire di mio figlio. Questa bambina rappresenterebbe un ostacolo nella sua vita. Nessuno dovrà mai sapere.
figlia di Guglielmo. Non è vero, non può essere vero. È la bambina che non ebbi il coraggio di abbandonare all'ospizio, la stessa che fu raccolta da Molinaro. Oh, che mio figlio non sappia mai, per carità. Ma si rende conto che in questo momento un padre sta accusando la propria creatura? Lei, signora baronessa, ha il dovere di dire tutto. No, Mariano, mai. Non lo farò mai. Anch'io diritto a quest'amore con il quale giustifichi il tuo egoismo. Hai fatto di mia figlia un'assassina e di me il suo accusatore. Contro chi mi scaglierò domani? Contro mia madre o contro mia figlia? No, non dire così, figlio. Ho tanto bisogno del tuo affetto.